Putin prima, e io questa domanda è tempo che gliela voglio fare da te, parecchio tempo, perché Vladimir Putin, del quale voi chiedete che vengano tolte le sanzioni, che considerate un potenziale grande alleato vostro, è responsabile di questo. La domanda, prima di fargliela, arriverà direttamente da un appello di Rula Gebrel. Sono stata al confine tra il Libano e la Siria. Quello che sta accadendo ad Aleppo è un moderno olocausto, dove le forze armate siriane utilizzano anche gli stupri etnici. Sono molte donne siriane, 20 donne ad Aleppo, che hanno commesso il suicidio pur di non essere catturate, torturate e stuprate. È dal 2011 che seguo questo conflitto dall'interno, ma nessuno mi ha mai preparato alla barbarie, alla ferocia e alla carneficina che sta accadendo in queste ore ad Aleppo. Questa rivoluzione è iniziata nel 2011 quando i cittadini siriani in maniera pacifica chiedevano al regime riforme politiche, giustizia sociale, pane e libertà. Il regime ha seguito una strategia: rilasciare delle prigioni i jihadisti mentre massacrava e trucidava tutti gli attivisti pro-democrazia. Aleppo è un nuovo Ruanda, un'altra Bosnia, dove il regime sta commettendo crimini di guerra su una larga scala. Ha impiegato armi chimiche, bombe a grappolo, uccisioni di massa. Assad stesso ha vinto il titolo di mostro del secolo, lo sfruttatore del nostro tempo. Ormai le operazioni militari sono finite, ma punta adesso allo sterminio totale di tutti i residenti di Aleppo. E viene aiutato in queste ore dalle forze armate russe e le milizie iraniane. E da quando ha vinto Donald Trump in America, la sua vittoria ha galvanizzato le forze armate russe e quelle siriane, che hanno interpretato il suo disinteresse per i diritti umani come una carta bianca per portare avanti uno sterminio totale ad Aleppo. Non dobbiamo aspettare 20 anni per ripulirci la coscienza, costruendo musei dedicati alle vittime del genocidio ad Aleppo. Ci sono ancora molte donne, molti bambini, molti anziani che si possono salvare e stanno gridando aiuto. Chi tace oggi porterà addosso per sempre la responsabilità morale e la vergogna di questo nuovo genocidio. Sia ben chiaro, Putin è corresponsabile di quello che sta succedendo ed è successo ad Aleppo, e questa è una questione morale Certo, enorme. ma infatti nessuno mai avalla qualsiasi forma, soprattutto il Movimento 5 Stelle, di violazione dei diritti umani. Quel che noi pensiamo è che oggi la Siria, purtroppo, per loro, per una serie di forze in campo, non sia neanche più un paese, ma quasi una torta da spartire. C'è Mosca da una parte, c'è Washington dall'altra, c'è Riyadh e c'è Possiamo permettere a Putin di Teheran. continuare a bombardare? Ci sono i sunniti e ci sono gli sciiti. Quello che farebbe il Movimento 5 Stelle al governo del paese, anche dal punto di vista della politica estera, però mi perdoni Formigli, parlare delle sanzioni alla Russia che sono state imposte per risolvere il problema della crisi ucraina e non l'hanno risolta, e io in questo caso sono d'accordo con Prodi quando dice che queste sanzioni, oltre ad aver colpito l'economia italiana, hanno rafforzato Putin, è inutile metterle in relazione con quello, perché a Beh, questo punto, bisognerebbe sanzionare Putin e a per questo questo, punto non no? dovremmo neanche più, Sanzioniamolo, lo sanzionerebbe il governo 5 Stelle e Putin per Formigli, questi non dovremmo bombardamenti? neanche più parlare con gli Stati Uniti d'America per l'intervento in Afghanistan o in Iraq. Ho Le capito, sembra ma questo allora non normale? facciamo No, niente. allora, Non pro facciamo niente, no, allora lasciamo allora che ad Aleppo proviamo, e Putin faccia il questo diavolo che vuole. Mi allora scusi però, glielo abbia dico, pazienza. quel che vorremmo fare. Dovrebbe provare l'Europa, che si è dimenticata di fare l'Europa, per esempio, a far dialogare, cosa che ormai hanno smesso di fare Stati Uniti e Federazione Russa, affinché si possa trovare per la Siria una soluzione che sia politica, perché gli stessi Stati Uniti d'America, o parte magari anche, diciamo, lo sappiamo perfettamente che alcune milizie, diciamo, di ribelli sono poi state finanziate dagli Stati Uniti d'America e sono poi, si sono trasformate in milizie terroristiche. E la stessa cosa evidentemente avviene dall'altra parte, Vabbè, perché quando c'è la guerra,
Le tragedie ci sono e il Movimento 5 Stelle ha preso sempre posizioni contro la guerra. Mi sembra che su Putin siete troppo morbidi, no, questa è la questa mia idea. È la sua impressione. Noi insomma è un assassino per quanto riguarda Aleppo, scusate il termine, d'accordo, sono molto coinvolto su questo tema. Non lo metto in dubbio, per noi se non dialogheranno questi paesi, Stati Uniti e Federazione Russa, non si troverà mai una soluzione intanto, che deve essere politica. Su questo ha ragione probabilmente. Non sarebbe bello se il Movimento 5 Stelle aderisse all'appello di Rula Jabrian? Non abbiamo nessun problema da aderire agli appelli. Lo dirò sostegno ai miei colleghi, ma non ho nessun non fate qualcosa problemi. Dite qualcosa sulla questione di Aleppo, ecco, questo è il nostro, lo diciamo in modo accorato insomma, certo. No, è un tema di cui parliamo poco con i 5 Stelle perché spesso litighiamo su Renzi e altre questioni, questi sono temi enormi, Crediamo però che non si potranno mai risolvere appunto questa è una guerra dove ci sono in campo tante forze, c'è l'Iran, c'è l'Arabia Saudita, ci sono gli Stati Uniti d'America e c'è la Russia, è una guerra, quella è una guerra e per me quando c'è una guerra tutti sbagliano e stiamo solo dalla parte della popolazione civile. In Africa si dice che quando due elefanti si fanno la guerra è l'erba ad essere schiacciata e questa è la posizione ci del vediamo movimento. Ci vediamo fra pochissimo. Allora vi do subito una notizia, da Repubblica il sindaco di Milano Beppe Sala è indagato, il suo nome compare tra quelli spuntati nell'inchiesta milanese per corruzione e turbativa d'asta sulla piastra dei servizi di Expo, l'appalto più rilevante dell'Expo. Bene, questa è la notizia che arriva. Ho spiato e Alessandro Di Battista è molto popolare. Poi abbiamo i sondaggi. Allora facciamo una cosa, diamo prima i sondaggi, poi le domande. L'ho lanciato. Esatto, allora, cartello numero uno riguarda i 5 Stelle. Il candidato Premier 5 Stelle, secondo ovviamente l'elettorato 5 Stelle, Index Research, Alessandro Di Battista al 18.4, secondo gli elettori 5 Stelle, Luigi Di Maio 15.9, Chiara Appennino 12.3, Roberto Fico 8.7, altri 6.8. Poi abbiamo il cartello successivo, il Movimento 5 Stelle si deve alleare con, naturalmente sempre il campione quello degli elettori 5 Stelle, non è accettabile nessuna alleanza appoggio esterno per quasi il 75% di loro, Lega 5,9, Sinistra 3,4, vabbè insomma il resto sono veramente frattaglie proprio. Poi è stato chiesto sempre all'elettore 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle è di destra o di sinistra? Nessuno, non esistono più queste categorie per l'86,4, vabbè è inutile andare oltre, mi sembra chiara la risposta. Il Movimento 5 Stelle è pronto a governare, questo però attenzione, questo qui è campione, ditemi se sbaglio, campione Italia, non è campione 5 Stelle, questi qui sono tutti gli italiani, secondo tutti gli italiani il 5 Stelle è pronto a governare per il sì per il 45,9%, no per il 37,5%, non sa e non risponde 16,6%. Questi sono i dati. Allora, io dicevo, Alessandro Di Battista è molto popolare, io lui lo sa, l'ho seguito nel suo Costituzione Cost to Cost, l'ho seguito sui treni, letteralmente. È bravissimo ad acchiappare consenso come i 5 Stelle, ho più dubbi sulla capacità di governo, come si vede a Roma, e sulla capacità di preparare una squadra di governo, che è la sfida che hanno adesso loro e su cui stanno lavorando, non per niente Grillo e Casaleggio sono qui da due giorni, costruire il programma, costruire la squadra. Chi la incarnerà? Chi sarà il candidato premier? Molti parlamentari 5 Stelle si augurano, Carla Ruò come l'ha detto in un'intervista chiaramente, che Alessandro Di Battista sia della partita, cioè che anche lui sì. si sfidi i suoi compagni sul blog, cioè dove che ci sarà, che si candidi. Cioè anche che lui. Si candidi alle primarie, diciamo, per... E molti dicono che visti i consensi che tu stesso hai detto, visto che è quello che ha più popolarità allora, su si candiderà alle primarie per candidato premier Alessandro Di Battista? Io ho già risposto e non mi ci infilo in questo discorso. Io credo che il Movimento 5 Stelle sia cresciuto. Ci si infila, nel senso, quindi non risponde su questa domanda, cioè no, non lo perché, dice. Altrimenti si parla magari della settimana prossima di nomi, candidature, non dei problemi dei cittadini e delle nostre soluzioni. Deciderà. Io ho visto che il Movimento 5 Stelle è cresciuto proprio quando si è concentrato sui temi. E dice bene la dottoressa Cuzzocrea, noi chiaramente sapendo che questa responsabilità ce la dovremo prendere. Io quando sono entrato in Parlamento 3 anni fa pensavo di fare opposizione e riuscire a migliorare la classe politica che appunto aveva fallito in quegli anni. E credo che molte indecenze le abbiamo bloccate, abbiamo fatto scuola e palestra 3 anni come opposizione. Poi ci siamo resi conto che le nostre proposte, appunto, più proprio per dei loro vizi, non passavano, perché non perché non fossero gradite, alle volte copiamo le proposte dai programmi del Partito Democratico, magari del centrodestra, e non ce le votano apposta, nonostante le abbiamo copiate. E quindi abbiamo iniziato a strutturarci come possibile alternativa di governo.
Ci serve ancora un po' di tempo? Stiamo lavorando a ritmi estremamente veloci sulla diciamo, struttura di una squadra di governo e soprattutto sul programma. Ma voi darete comunque la lista, dica una cosa, voi darete la lista, la squadra di governo, quindi i ministri, il candidato ovviamente premier, prima delle elezioni? Anche la squadra di governo? Senz'altro il candidato premier, poi magari alcuni ministri molto molto importanti, i ministeri più importanti li presenteremo prima delle elezioni. L'appoggio esterno, per esempio, della Lega Nord, appoggio esterno, cioè che vi votano, diciamo, delle leggi, è una domanda kamikaze la mia. No, sa Formigli, le leggi per diventare, le proposte di leggi per diventare leggi dello Stato hanno bisogno del 51% dei voti, per cui se dovessimo arrivare appunto al governo del Paese e ottenere la fiducia da parte delle Camere, presenteremo un programma di governo al Parlamento. Chi lo vota. Allora, Antonio Padellaro, veramente vi chiedo uno sforzo velocissimo, scusami Antonio. Sì, allora, l'Italicum è l'unico sistema che vi può dare la maggioranza assoluta per il meccanismo che conosciamo. Ma se l'Italicum non fosse applicabile, è evidente che sarebbe difficile per voi raggiungere con altri sistemi, facciamola tanto lunga, il 51%. Quindi non accettabile nessuna alleanza, questo dicono gli elettori, sarebbe complicato. Cioè, o vi alleate oppure non governate. Come uscite da questo dilemma? Noi siamo convinti, appunto, senza fare alleanze, perché la forza del movimento è questa, magari di riuscire a vincere le prossime elezioni politiche quando si voterà. Se lo dovessimo vincere, il Presidente della Repubblica ci darà l'incarico di governo. Noi formeremo un governo e soprattutto presenteremo una proposta di governo alle Camere, chiaramente dicendo al Parlamento che dovrà fare il Parlamento, cosa che oggi non fa, perché il Parlamento approva soltanto i decreti governativi. In quel caso, su un programma di governo, noi crediamo che potremo ottenere da parte delle due Camere, appunto in una normale Repubblica parlamentare, la fiducia. Dal PD? Dalla Lega? Dal Parlamento. Ho capito. Però questa è la sfida. Lei lo conosce il Parlamento. E allora, qualora dovessimo presentare proposte di governo sull'acqua pubblica, sul reddito di cittadinanza, sul sostegno alla piccola e media impresa, gli altri partiti si prenderanno la responsabilità di non appoggiare questo governo. Secondo me questo potrebbe non accadere. No. Non l'ha convinta, no. Ci fermiamo qua. Legittimo. Grazie ad Alessandro Di Battista, Antonio Padellaro, ad Annalisa Guzzocrea.